amici di Scratch, per questa nuova rubrica Coffee Ride. Oggi siamo a Tavo, in provincia di Padova, per presentare la 36esima Coppa Città di Tavo Strade Bianche, classicissima per la categoria allievi. Con l'assessore allo sport di questa cittadina, Enrico Stefani. Enrico, qui siamo proprio nella prima periferia di Padova, si è portato una gara dopo tantissimi anni, l'anno scorso un grandissimo risultato, una gara un po' diversa dalle altre perché sfrutta tutte queste belle strade bianche che costeggiano il Brenta. Sì, e per noi come amministrazione comunale, soprattutto per me appunto che ho la delega allo sport, è motivo d'orgoglio e il fatto appunto che anche in una frazione del nostro territorio venga valorizzata attraverso lo sport, attraverso una gara ciclistica. A me piace definire energica, appunto è lo sport che vuole trasmettere energia e è energia esso stesso. E vanno appunto da parte mia i complimenti al gruppo sportivo Tavo, e che anche loro appunto sono un gruppo molto compatto, energico, laborioso, e va il complimento da parte dell'amministrazione comunale e ovviamente di me stesso al gruppo per quello che sta facendo per il territorio. Non è solo sport, non è solo industria, ma è anche turismo e gastronomia. Insomma, c'è il Brenta vicino, ci sono dei bellissimi parchi e delle bellissime ville. Sì, Vico d'Arzano è un territorio appunto che si crea tra due fiumi, ovvero il Brenta che abbiamo qui vicino e il Muson dei Sassi. E crea appunto uno scenario molto particolare il fatto di essere abbracciati, diciamo, da due fiumi in un contesto storico molto importante. Abbiamo qui a Vico d'Arzano appunto la Certosa, il famoso monastero, e la Villa Musato qui appunto in frazione a Tavo, nonché la sede comunale Villa Storica, Villa Giusto. Quindi siamo appunto immersi sia in un contesto naturalistico sia in un contesto ovviamente artistico e storico nel nostro territorio. Nel frattempo arrivano i caffè, perché insomma Coffee Ride, buongiorno, non è sicuramente, bisogna partire con un buon caffè. Manuel Bisello, uno degli organizzatori, uno di coloro che ha voluto riportare qui in grazie innanzitutto a Tavo questa manifestazione, una gara un po' diversa perché avete inserito queste strade bianche che sono un po' una moda, lo diciamo, però lo scorso anno hanno reso veramente duro il percorso nonostante ci fosse il sole. Certo, buongiorno a tutti intanto. Quindi è stata una grossa emozione l'anno scorso questa gara, perché ha portato comunque 120 partenti e il pubblico di Tavo è stato super entusiasta della cosa, quindi c'era un folto pubblico. Quest'anno la riproponiamo un po' più ridotta nel circuito, per fare più passaggi sotto l'arrivo, per dare un po' più di calore, un po' più di tifo ai corridori stessi, insomma. Diamo l'appuntamento 3 giugno 2018, giusto? Giustissimo, vi aspettiamo numerosi, sarà una gara fantastica, abbiamo già molte iscrizioni, quindi siamo tutti tesi e non vediamo l'ora che arrivi il 3 giugno. In provincia di Padova sono 5 i professionisti in attività. Abbiamo Andrea Peron, Marco Benfatto, Filippo Fortin, Liam Bertazzo e Marco Marcato, che sono impegnati al Giro d'Italia. Uno di questi abita proprio in questa zona, Marco Marcato. Marco Marcato abita qui a 2 chilometri, abita proprio a Saletto ed è una persona fantastica, come proprio ha citato Fabio Aru nella Gazzetta dello Sport poco tempo fa. È una persona proprio anche di cuore, molto generosa, amico proprio del gruppo, perché siamo tutti amici, siamo stati comunque in squadra tra virgolette insieme, perché comunque abbiamo i nostri anni. L'anno scorso c'era, è stato presente, speriamo di averlo anche tra noi anche quest'anno. L'anno scorso c'era anche oltre Flavio Miozzo, ex direttore sportivo di una grossa società, e Matteo Tosato. Quest'anno speriamo di avere comunque sicuramente Marco Marcato, e se abbiamo qualche altro outsider meglio, insomma, ecco. Donald Crivello, allora, gara lo scorso anno è andata benissimo, con dei vincitori anche che poi si sono contraddistinti nel corso della stagione. Sì, buongiorno a tutti. L'anno scorso è stata la nostra prima gara, la nostra prima edizione di quando abbiamo riaperto la società GS Tavo, e abbiamo fatto appunto questa gara che è innovativa secondo me,
e abbiamo avuto la fortuna di aver avuto come vincitore Codemo che poi a settembre ha vinto la Coppa d'Oro. Il secondo classificato è diventato poi campione italiano, quindi è partita con i pronostici giusti. Qui c'è un bellissimo messaggio e con questo chiudiamo, giusto? L'abbiamo voluto mettere apposta perché per sensibilizzare le persone quel logo è molto importante per il mondo ciclistico e per noi soprattutto, sta ad indicare una distanza minima che si consiglia di mantenere quando si trovano i ciclisti per strada, 1,5 metri. Ovvio che non è sempre possibile, però è una piccola pubblicità che anche noi cerchiamo di fare per sensibilizzare le persone a anche sopportarci a vicenda, no? E sopportare i ciclisti e noi essere più prudenti con gli automobilisti. Bene ragazzi, andiamo a provare il percorso e andiamo a scoprire quello che sarà l'edizione 2018.